Da oggi e sino a sabato, screening di massa a San Gregorio, la frazione del comune dell'Aquila guardata con una certa apprensione dopo la positività di 8 suore che lavorano nell'istituto Ferrari. Situazione che ha indotto il sindaco Biondi a chiudere la scuola dell'infanzia sino al 6 aprile, anche se le religiose, a quanto se ne sa, non avevano avuto contatti con i bambini, e a programmare tamponi a tappeto per tutti, anche perché annessa all'istituto c'è la storica casa famiglia che accoglie minori ed operatori. Il comune ha messo in campo il COC, il centro operativo comunale, distribuendo l'effettuazione dei test rapidi in più punti, uno a San Gregorio per tutti gli abitanti della frazione dai 6 anni in su, uno nella scuola in via Salaria Antica Est, riservato ad operatori e minori della casa famiglia, allargando però il campo anche alle associazioni scout locali per permettere le loro attività in sicurezza. Da oggi sarà attivo il COC per organizzare nel miglior modo possibile lo screening che si è deciso di fare in pieno accordo con l'ASL sulla popolazione di San Gregorio. Ovviamente l'ASL da parte sua andrà a tracciare, ha già tracciato tutti quelli che sono i contatti e le operazioni che riguardano direttamente i contatti stretti come di prassi. L'amministrazione comunale invece si è attivata per effettuare questo screening di massa nei prossimi 2 giorni sulla popolazione di San Gregorio, proprio per andare ad intercettare quelli possibili casi di positività che quindi potrebbero ampliare quella che è la situazione emergenziale che abbiamo riscontrato in questi giorni. Potranno fare il test anche le persone vaccinate. L'invito è a partecipare numerosi per spegnere subito i rischi di questo potenziale focolaio.